questo ammetti. Ok. Proseguiamo con i nostri freni. Allora, eravamo andati più avanti che stavo facendo le domande. Buonasera. 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 Allora, stavo cercando di ritornare dove abbiamo lasciato ieri per fare riprendere con le spiegazioni e vedere sempre le domande, perché abbiamo detto, almeno io sono dell'idea, poi se volete cambiare, cambiamo, di continuare sui freni, che è l'argomento dove ci sono più domande. E già, finiamo l'argomento che avevamo cominciato, no? Perfetto. Allora, non mi ricordo più. Buonasera a tutti, concordo comunque. Bene, ciao Max. Ciao. Quindi. Questo abbiamo visto. Ah, qua ci sono proprio le domande. Oh, vabbè, facciamo un po' di domande direttamente, che così vediamo. Poi cambiamo e andiamo avanti, ma giusto così per vedere un po' di domande. Allora. Basile, dai. Il modulatore di frenatura in funzione di al carico necessita di raffreddamento ad aria. Falso. Faiso, benissimo. Max? Eccomi. Sugli autoveicoli dotati di frenatura pneumatica. La condotta moderabile del freno è sempre in pressione, falso. Ok. Simone. Allora, negli impianti di frenatura ad aria compressa, il regolatore di pressione prevede anche fasi in cui si scarica aria in atmosfera, vero? Certo, andiamo avanti un pochettino, andiamo a caso così. Simone. Ah, di nuovo io. Sì, vado a caso, random, Ah, eh. ok. È parte del freno tamburo un disco metallico attorno al quale si stringono le ganasce ricoperte di guarnizione di attrito ferrodo. È falso. Bravissimo. Ci ho messo un attimo che la dovevo, non ero Sì, in preparato. effetti è un po' lunga. Max. Eccomi, sui veicoli a tre assi la frenatura è ripartita tra l'asse anteriore e uno dei due assi posteriori. Falso. Falso, su tutti e tre gli assi, Su tutti e tre gli assi, eh. E sì. beh, certo. Basile. La frenatura di servizio delle autoveicoli deve essere moderabile, vero? Vero, ok, dai, facciamo ancora un giretto e poi andiamo avanti. Basile di nuovo. Sulle autoveicoli dotati di frenatura pneumoidraulica, il compressore può essere utilizzato come freno motori, invertendo il senso di rotazione. Falso. Perfetto. Questa è troppo lunga. Aspetta, questa che c'è l'ABS, ma che pare l'ABS. Max. Sugli autoveicoli dotati di frenatura pneumoidraulica, il sistema ABS consente alle ruote di bloccarsi anche quando la pressione nei serbatoi è molto bassa. Falso. Ok, Simone. Allora, la frenatura pneumatica è tipica dei veicoli di massa elevata per i quali è necessaria una grande potenza frenata. È vero. Certo. Max di nuovo. Negli impianti di frenatura pneumoidraulici deve essere presente un miscelatore per l'aria e l'olio. Falso. Ok, e Vasile l'ultima, dai. I sistemi ABS evitano il bloccaggio delle ruote in caso di energia frenante, consente di non fare diminuire l'aderenza con il fondo stradale, riducendo così lo spazio di arresto, vero? Ok, dai, andiamo avanti.
Ah, ti posso fare solo una domanda che non c'entra con questo adesso? Allora, io oggi ero con l'altro ragazzo che guida il camion ed è apparso sul display simbolo tipo un orologio con scritto BC e un allarme. Tu, quella sigla BC, che sarebbe Bologna-Como, cosa sarebbe? Che io ho provato a cercare anche sul libretto e tutto quanto, ma non ho mica trovato. Ma dove vicino che cosa? Sul cruscotto o vicino al cronotachigrafo? Cruscotto. BC? Boh, sì. Mai sentito. Bologna-Como. Oh, ti giuro, sono diventato pazzo, ho cercato dappertutto, nelle libretto uso manutenzione. E come simbolo cosa c'era? Una specie di tondo come se fosse un orologio, perché c'era una lancetta. Un tondo con una lancetta proprio. Boh, non lo so. Ma che colore era, rosso o verde? No, era solo, cioè, apparso sullo schermo nera, senza che si accendesse una spia rossa, gialla o di altri colori. Niente, non è niente da preoccuparsi. Se era una spia rossa, sì. No, perché si è staccata lì e poi non si è mai più staccata. Infatti non l'avevo mai vista e non sapevo che cavolo era. Boh, comunque sì, come giustamente diceva, sì, e poi rosse bisogna avere paura, o gialle anche. Sì, quello sì, però non avendola mai vista, ho detto, boh, magari tu lo sapevi. Ma sai che non so proprio, non ho proprio idea di cosa possa essere. Poi dipende pure dal camion, il vecchio, il nuovo, il chiano, il camion. Non mi ricordo, comunque è un Iveco Cargo vecchio. Quindi... Boh, sul libretto uso manutenzione non c'era niente. No, perché poi è in tedesco, perché è importato dalla Germania. Ah, allora, puoi capire cosa capisco io di tedesco. Siamo a posto. Allora. Freni, spie simboli. Ma no, ma non c'è quella spia, figurati. Fammi vedere, ma non penso che ci sia. No, qua ci abbiamo tutte le spie. Vabbè, qua c'è tutte le spie che ci sono gli esami, però. Ma non c'è tra queste. No, non c'è. Ma infatti, ripeto, non ho mai vista. Boh, vabbè, non importa. Va bene. Allora. Sospensioni, organi di direzione, sospensioni facciamo. Quello che volete, non importa per me. Pertanto spie e simboli, se volete lo facciamo, ma le spie e simboli lo usiamo tutti i giorni, però me, non penso ci siano. Se per me te lo dico subito, facciamo agganciamento del rimorchio. Agganciamento del rimorchio, va bene, siete d'accordo? Ah, va bene, che è sempre complicato quello. Va bene. Questi qua degli organi di traino? Ok, per me va bene, poi vedete voi. Ok. Va bene. Okay. Allora, il collegamento per trainare rimorchi e semirimorchi, quindi qui vediamo questi argomenti qua. Devono essere omologati e non devono presentare giochi, chiaramente, perché se presentano giochi sono soggetti poi a rottura, soprattutto quando nelle strade brutte o dove ci sono i dossi. Non si verificano interferenze e che il complesso veicolare sia inscrivibile in una curva, quindi dovrebbe effettivamente stare nella nostra corona circolare. Poi dipende dalle curve come sono state realizzate, perché poi ci sono delle rotonde che non ci passa nemmeno uno in bici a momenti, quindi non è colpa dell'autista in quel caso lì. Allora, per trainare rimorchi e semirimorchi abbiamo tre collegamenti, anzi adesso consideriamo anche quattro collegamenti perché c'è anche l'ABS che qui non ce lo dice. Comunque ci abbiamo anche il collegamento ABS, quindi collegamento meccanico. Ma scusa, quindi sui quiz, dato che qua te ne spiega tre, però lui ne conta quattro. Adesso non so, i quiz c'è qualcheduno, sì, perché c'è qualcheduno che mi parla anche dell'ABS. No, ma con il collegamento del timone ce l'hai quattro. Sì, perché c'è anche l'ABS. C'è il collegamento timoni. C'è il collegamento timoni. Moderabile, automatico e ABS. Sì. No, ma dicevo, ma sui quiz, perché la tua domanda era sui quiz, no? La mia sì. Mi sembra che ci sia, adesso non mi ricordo, ma qualche domanda c'è che parla del collegamento ABS? Ma sì, ci sono. Ci sono. Collegamento ABS, collegamento luci. Sì, collegamento luci, collegamento ABS, collegamento meccanico. Sì, ci sono. Certo. Ok.
Quindi collegamento meccanico, collegamento pneumatico e collegamento elettrico. Collegamento meccanico tramite gli organi di traino, collegamento pneumatico tramite le condotte dell'aria in modellabile automatico, collegamento elettrico per accendere i dispositivi di illuminazione del rimorchio. Poi ci sono alcuni che ne hanno anche altre per quanto riguarda i compressori, cioè le luci. Ma alcune hanno addirittura non solamente 4 ma 5 collegamenti. C'è ancora un altro cavo. Comunque, dicevamo, il compresso veicolare sia inscrivibile, quindi dovrebbe iscriversi, perché poi se dentro la nostra corona circolare, che sarebbe la curva di minor raggio del veicolo trattore nella fascia d'ingombro. La fascia d'ingombro, vi ricordo che quella è 12,50 m, che è fatta da un raggio interno di 5,30 m, questo qui il raggio che va dal centro a, e il raggio stesso della curva che è 7,20 m, complessivamente sono 12,50 m. Poi non si devono verificare interferenze, chiaramente, quando il compresso veicolare transita su diversi livelli di strada, quindi quando entra in un sottopasso, ad esempio, che non devo andare a raschiare, anche qui sono già passato, con la punta, o comunque anche quando esco, non devo raschiare contro quello che è la volta del sottopasso, che quindi supero l'altezza prevista. Allora, per trainare rimorchi e semirimorchi, gli organi di traino non devono avere giochi, quindi non devono assolutamente essere, chiaramente, essere saldati o subire, quindi devono avere una buona chiusura e non devono essere eccessivamente consumati, perché dove sono c'è i giochi, le vibrazioni rischiano di spaccarmelo, rischiano di sganciarmelo. Poi non devono essere saldati né raddrizzati, quindi in caso di urto non lo posso raddrizzare, ma lo devo sostituire. In caso di rottura non lo posso saldare, ma lo devo sostituire completamente. Infatti sono un pezzo unico di fusione. Chiaramente devono essere di tipo omologato, quindi non possiamo montare... Vabbè, a parte che la casa costruttrice non è che mi monta delle robe che piglia in Corea o che piglia in Cina. Allora, dipende pure dov'è la casa costruttrice. Vabbè, sì, perché se è la casa costruttrice coreana, è chiaro che... Sì, giusto, perché però anche quelli saranno omologati, giustamente. Allora, vediamo quelli per rimorchi e per semirimorchi. Allora, organi di traino, l'agganciamento tra motrice e rimorchio è realizzato tra campana e timone, che è quello che doveva essere sul sottocarro, anche questo un bel pezzo unico con quello che sono la possibilità di movimento, quindi non è fissa, ma c'è uno snodo che gli permette di sopportare quelli che sono, ad esempio, i dossi artificiali. Poi, per quanto riguarda invece i veicoli leggeri, quindi quelli soprattutto che rientrano con i freni a inerzia, abbiamo la calotta sfera che è montata sull'auto, cioè la sfera che è montata sull'auto e la mia calotta che è montata sul timone del rimorchio. Poi il timone invece a occhione, che è quello che va a agganciarsi anche qui nella mia campana, sono previste 7 categorie di ganci e occhioni omologati in base alla massa della motrice e dei rimorchi. Per alcune categorie deve essere indicato anche il carico verticale. Quindi è chiaro che su un mezzo che pesa 50 tonnellate avrò una campana più grossa rispetto a uno che ne pesa 7 tonnellate e mezzo. Quindi sono omologati per il tipo di veicolo con cui devo agganciare e soprattutto per la massa stessa del rimorchio. Poi alcuni rimorchi, soprattutto quelli lunghi, hanno la possibilità di avere 2 ralle in modo da dare anche all'asse posteriore la possibilità di girare e quindi di rimanere nella nostra curva. Quindi come viene realizzato il sistema? Con una rale anteriore e una posteriore collegate con un cavo d'acciaio messo sotto. Quindi quando questo gira a sinistra le ruote chiaramente nella parte opposta girano. E questo mi permette di rimanere anche nelle curve di raggio abbastanza stretta. Allora, collegamento abbiamo detto campana e timone. Timone, ricordiamoci che anche questo deve essere, c'è il numero di telaio, quindi anche questo viene segnalato, non lo posso saldare, non lo posso riscaldare per magari raddrizzarlo. Quindi,
tipo di gancio campana, allora, è formato, chiaramente, c'ha il suo bellissimo gancio che è ora maniglia così, normalmente per facilitare l'aggancio dei timoni sono fatti proprio tipo campana, in modo che è più facile avvicinarsi col timone e agganciarlo. La mia maniglia è quella che poi abbassandola me lo blocca e sotto c'è una coppiglia di fermo di sicurezza, una semplice coppiglia. Perno a snodo consente l'oscillazione della campana, quindi chiaramente essere anche qui ogni tanto ricordarsi di ingrassare un pochettino, perché dove c'è sempre un movimento, un po' di grasso, ogni tanto, visto che siamo soggetti a pioggia, fango e quant'altro, un po' di grasso ogni tanto gli fa bene. Poi è chiaro che la mia campana è collegata al telaio in maniera, cioè deve essere omologato l'agganciamento. Chi lo realizza deve essere, vabbè, o la casa costruttrice stessa, è di solito la casa costruttrice, quindi deve utilizzare tutto materiale omologato. Anche la traversa di traino deve essere omologata per resistere chiaramente al traino, quindi non è che si deve strappare via. Rimorchi invece, rimorchi con il freno inerzia, ci abbiamo la mia calotta a sfera sulla mia auto, la sfera sulla mia auto e la mia calotta che va a calzare completamente la sfera. Quindi la maniglia serve poi per chiudere. Qui come aggancio di sicurezza avrò un cavo d'acciaio che devo sempre ricordarmi di agganciare, perché se questo dovesse sganciare, almeno il cavo d'acciaio è collegato direttamente sui freni e me lo frena. Anche in questo caso è un pezzo unico, quindi non può essere anche qui saldata o cucita in qualche modo. Categorie abbiamo detto che sono 7, quindi vedete che varia in base alla massa rimorchiabile del veicolo, quindi da una tonnellata fino a 250 tonnellate, quindi è chiaro che ne variano le dimensioni. Come anche il carico verticale a massimo ammesso in condizioni statiche, quindi il carico verticale sarebbe il carico che praticamente agisce qua così sul timone, ok? Quindi quello che sopporta, praticamente quello che sopporta il mio occhione. Quindi anche qui non posso sovraccaricare, Quindi abbiamo anche qui, in base alle categorie, quant'è il carico massimo verticale. Più o meno è quasi riferito a 1000 kg, Quindi l'equivalenza sono gli stessi kg. Quindi sarebbe Newton, più o meno sono 70 kg, adesso non entriamo nel minimo del particolare. Comunque, nel quiz non ci sono questi numeri. Non ci sono questi, né? No. No, è giusto così a titolo informativo. Quindi un rimorchio... Diciamo per cultura generale. Esatto, sì. Un rimorchio con freno di inerzia non può superare 3500 kg, quindi infatti è quello che io posso trainare con la patente BE. Quindi con la patente BE ricordiamoci che posso arrivare a 3500 kg del mio veicolo, quindi il mio furgone, 35 quintali, e 3500 kg di rimorchio. Quindi complessivamente con la patente BE al massimo arrivo a 7000 kg. Poi teniamo conto che i 3500 kg devono essere, cioè li posso trainare se sulla carta di circolazione c'è una massa rimorchiabile di 3500 kg. Perché se io sulla carta di circolazione c'ho scritto massa rimorchiabile 2000 kg, non potrò agganciare un rimorchio che pesa più di 2000 kg. Quindi io devo fare sempre riferimento a quello che c'è sulla massa rimorchiabile della motrice. Quindi 3500 ci arrivo, però devo avere anche qui un furgone, un autocarro che abbia una certa potenza. Ma deve essere 3500 la motrice con il rimorchio, tutti e due. Non devi superare. No, il rimorchio... Allora, con la BE posso arrivare a 7000 kg. BE, solo la B, io dico. Solo la B deve... Sì, solo la B deve essere massimo 3500. Ah, ok. Massimo 3500, certo. E 3500 del rimorchio, arrivo a 7000. E BE? BE. Ok. Ricordiamoci sempre però facendo riferimento a quello che era massa rimorchiabile. Quindi vabbè, gancio sfera. Aspetta, Beppe, non ho capito. Con la BE, 3500 la motrice e 3500 il rimorchio. E 3500 il rimorchio, sì. Ok, con la BE, ok, BE, perfetto. 7000 kg. Quindi fatti conto, ad esempio, i giostrai che hanno un furgone, un 35 quintali, più la giostra che pesa anche lì fino a 3500 kg, riesco a trainarlo se è una giostra piccolina, è chiaro, se è una giostra grossa no,
ma ad esempio quelle che fanno le tre dimensioni, che sono piccoline, riescono a trainarlo infatti con un veicolo piccolino. Le giostre più grosse, tipo l'otto volante o cosa, è chiaro che necessita di motrici più grandi. Infatti io ne avevo parecchi giostrai che venivano qui, adesso un po' che non ne vedo, che hanno preso la patente da me, perché quelli lavorano in base a dove ci sono le feste o cose, quindi sono sempre in giro, poveracci. È una vita infame, non è tanto bella quella dei giostrai. Guadagnano bene, perché guadagnano bene, però io non lo farei, perché poi monta, smonta e tutto. Vabbè, bisogna essere anche riportati. E quello è il loro lavoro. È il loro lavoro. Poi comunque vedi che si tramantano da padre in figlio. E proprio, diciamo, sono mezzi zingari, perché vivono sempre anche lì, vivono, se sì, hanno dei rugotti grossissimi, hanno dei campi grossi, però sono sempre in giro per il mondo, quindi non sono, è che hanno una casa fissa. Come dappertutto, sono quelle che stanno bene, quelle che... Sì. Allora, come funziona il nostro freno a inerzia? Allora, la forza frenante, quindi quando io freno con la mia motrice, con la mia autovettura in questo caso, chiaramente per inerzia, si chiama proprio inerzia per quello, il mio rimorchio, il mio caravan, il mio ruote, quello che è, tende a venire in avanti. Quindi l'inerzia stessa agisce su questo stantufo che potrebbe essere anche idraulico, questo. Adesso qui fa vedere che è tramite un cavo, ma potrebbe essere anche idraulico, agisce proprio sulla leva del freno e mi va a frenare. Vabbè. Poi ricordiamoci, oltre ad avere il timone, devo avere un freno a mano, perché quando mi fermo lo devo tenere frenato in qualche modo. Ricordiamoci che quando un rimorchio è sganciato lo devo sempre mettere i cunei, due cunei su una ruota, uno davanti e uno dietro. Quando il rimorchio... Quindi non solamente utilizzare il freno a mano, ma dovrebbe essere sempre accompagnato dal cunei il rimorchio quando è sganciato. Poi abbiamo il ruotino, che è quello che mi permette, che si alza e che si abbassa, che mi permette appunto di spostarlo agilmente quando è sganciato. Ricordiamoci questo, che lo dobbiamo sempre alzare quando stiamo camminando, ok? Quindi un rimorchio con freno inerzia non può superare 3500 kg di massa complessiva e il funzionamento. Ecco, questo è il cavo d'acciaio che vi dicevo che dobbiamo sempre ricordarci di agganciarlo. Quindi la mia sfera va a calzare. Dimmi? Per il freno di soccorso. Sì, la mia sfera va a agganciare la calotta e poi con la maniglia lo chiudo. Anche qui, buona norma sarebbe lubrificare un pochettino, perché bene o male tenete presente che questo qui c'ha gioco. Tutte le volte che c'è un dosso, l'asperità del terreno, la mia calotta frega contro la sfera. Quindi un minimo di grasso per non fare raschiare ferro con ferro, giusto per evitare, e anche che è agevolato nel movimento. Un po' di grasso ogni tanto bisogna ricordarsi di metterlo. Allora, la frenatura del rimorchio dotato di freno inerzia viene dopo quella della motrice, infatti inerzia proprio per quello, in quanto l'azionamento si ottiene solo dopo che il rimorchio ha esercitato una spinta sulla motrice tale da indurre attraverso l'ammortizzatore e una leva l'allargamento delle ganasce, queste qua, del freno tamburo e conseguente l'arresto del veicolo. Questo meccanismo evita che la forza iniziale inerziale dovuta al peso e alla velocità del rimorchio schiacci una matrice. È per questo che è il massimo 3500 kg, perché sennò poi inizia a spingermi un veicolo che mi pesa più di 3500 kg, che mi spinge, magari non è piacevole in discesa. Il problema di poi adesso hanno all'inizio il problema grosso di questi freni qua, di questi freni sì, a inerzia. Quando io facevo la retromarcia, chiaramente il mio pistone andava in tiro e mi bloccava il timone. Quindi adesso c'è qui un dispositivo per cui quando fa... Adesso è tutto automatico, lo fa da solo, Quindi c'è un dispositivo che mi blocca lo stantufo. Perché se no dovevo ricordarmi che non, facendo la retromarcia mi bloccava... Ok. Mi è partito bloccava... È partito in retromarcia. Sì, hai visto? Allora, nel rimorchio è presente un dispositivo di sicurezza che in caso di sganciamento accidentale aziona automaticamente il freno di sostenimento, non è nient'altro che il nostro cavo di soccorso che è collegato direttamente al freno. Quindi se si sgancia, questo va in tensione e me lo frena.
Poi organo di traino, il timone collegato alla radial che consente la strizzatura del rimorchio. Il timone è collegato alla nostra radial, che è questa qui, su cuscinetta sfere, chiaramente collegato alla sella delle ruote, e quindi quando gira chiaramente il timone, gira tutto il complesso. Quindi radial strizzante, carrello, il carrello... Ah, posso chiederti una cosa che adesso hai detto ralla mi è venuta in mente, che oggi ho fatto un quiz... Mm. E mi diceva, la ralla a coda di rondine è fissata da un falso telaio. Io ho risposto un po' a caso perché non ho ben capito, io pensavo non fosse, cioè, pensavo fosse proprio parte integrante. No, è vero, è vero, si chiama falso telaio. Però in realtà fa parte del telaio della motrice. Sì. Esatto. Giusto? Sì, la coda di rondine è sulla motrice. Però io pensavo fosse un pezzo proprio fisso. No, 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 è su un falso telaio che gli permette anche lì oscillazione. Bene o male. Ah, ok, ok, perfetto. No, volevo solo che oggi l'ho letta, infatti ero no, un attimo... No, dopo il quiz è proprio così, su un falso telaio. Mm-hmm. Ok. Quindi, timone del rimorchio, numero di telaio, quindi numero di telaio è riportato sul timone del rimorchio, l'occhione stesso, che è quello che va a agganciarsi nella campana, anche in questo caso, abbiamo visto, sono tutti omologati anche in questo caso, in base al peso stesso del rimorchio, avranno la sua caratteristica. Collegamento elettrico e pneumatico, quindi ci sono i nostri cavi che permettono il collegamento alla motrice. Qui non mi pare dell'ABS. Ecco qua, anche in questo caso è fissato chiaramente, come dice qua, è fissato su un carrello questo qua, quindi la mia rara strizzante, per permettere appunto la strizzatura. Quindi, per quanto riguarda la volta corretta, vedi che sono due ralle collegate chiaramente con o un cavo d'acciaio, o se no questa, anche qui, vedete, o il cavo d'acciaio o se no quest'asta, che è collegata disassata da una parte rispetto all'altra, che permette la rotazione in un senso rispetto all'altro. Quindi due anelli concentrici per forza, uno collegato al timone e uno collegato al telaio. Al telaio chiaramente che è fisso, al timone che è quello che ruota. Quindi la fascia d'ingombro e la corona occupata dal veicolo stesso quando percorre una curva con il minimo raggio possibile di sterzata. Scusate un attimo che continuano a rompermi le scatole. Oh mamma mia, chi è? Chi non è? Chi lo sa? Boh, vabbè, non si sa, numero sconosciuto. Va bene. Allora, il rimorchio a volta corretta permette, rispetto ad altri rimorchi, di ridurre la fascia d'ingombro del complesso, quindi riusciamo a rimanere chiaramente più stretti, quindi con la mia motrice non mi devo recare eccessivamente, quindi rischiare di andare contromano per permettere al rimorchio di strizzare. Il rimorchio tendenzialmente nelle svolte tende sempre a scodare maggiormente. In questo modo invece riesco a ridurre la strizzata, quindi di conseguenza riesco anch'io con la mia motrice, con il mio autocarro, a rimanere abbastanza aderente al lato destro. Eccolo qua, il rimorchio a volta corretta ha due ralle ad otto che il collega permette di svoltare senza dover allargare troppo la traiettoria di strizzata della curva, e l'abbiamo visto. Cos'è questa roba qua? Boh, ogni tanto... Che cos'è questa roba? Boh. Aiuto! È successo un casino. Voi ci siete sempre? Non so cosa è successo. Boh. Sì, sì. Sì, sì, sono arrivato alla pagina organi di traino. Fermo immobile. Eccomi qua. No, ok, ora si è mosso. Ah. Ok, quindi. Eccolo qua. Allora. Coda di rondine. E quindi agganciata sul mio rimorchio, sulla mia motrice, e perno a fungo, che è quello che va a incastrarsi nella coda di rondine. Quindi piastra incegnerata trattore con uno spacco a coda di rondine e un foro centrale. Per alloggiamento del perno può oscillare avanti e indietro
e lateralmente, quindi ha un gioco chiaramente per, sia per l'avanzamento e proprio anche per i terreni sconnessi. Anche in questo caso, periodicamente ingrassare sia la radio che il perno, a meno che le ultime che sono in teflon, le ultime le ho viste in teflon, adesso non so se sono valide o meno. Comunque, se quelle in teflon chiaramente sono autolubrificanti, non c'è più bisogno di ingrassarle. Altrimenti devo mettermi lì con il mio grasso e con un pezzo di legno spargere sopra. Quindi, perno testa larga inferiore che si incastra nel foro della raga, eccolo qui, grasso. Allora, l'avanzamento raga, questo qui G, rispetto all'asse posteriore, è la distanza tra il centro della raga e il ponte detrattore. Deve essere annotato sulla carta di circolazione. Non è che lo posso spostare avanti e indietro, proprio perché è annotato sulla carta di circolazione. Quindi questa è una distanza che deve essere messa quando piglio il veicolo, chiaramente è in funzione anche dei rimorchi che vado ad agganciare. Perché devo, ricordiamoci che devo sempre rimanere nei miei 16,50 m, quello che è. E quindi, in base al rimorchio che vado ad agganciare, eventualmente in fase di omologazione la sposterò, la metterò in modo da rimanere nei miei 16,50 m. Ma possiamo spostare noi la rala? No. La non è che possiamo spostare noi la rala? No, la nostra no, no, no. Dicevo, in fase di omologazione viene fissata lì. E quindi è chiaro che alcuni rimorchi magari se sono al di fuori, che ne so, dei rimorchi che arrivano magari dalla Turchia o dalla roba che magari hanno una lunghezza maggiore, non posso spostare questo per agganciare un rimorchio. Normalmente dovrebbero essere standard tutti quanti, sono i rimorchi. Comunque, a seconda del tipo di trattore, delle caratteristiche del semirimorchio, infatti si può individuare il punto di ancoraggio della raga in modo da garantire una migliore distribuzione del peso sugli assi del trattore, un'ottima manovrabilità dell'auto articolato corona circolare. Quindi potrebbe essere non direttamente sul ponte posteriore, ma su tre assi, l'avanzamento raga è praticamente a metà tra i due assi, ok? In mezzeria, esatto. Va bene, ecco, ricordiamoci quando il nostro rimorchio è sganciato, sempre i due cunei. L'agganciamento avviene praticamente meccanico andando indietro, questo entra dentro qua e in automatico appena arriva in fondo si blocca. Il maniglione mi serve poi per sganciarlo. Lo sganciamento è manuale, lo devo fare io. L'agganciamento invece è automatico. Va bene, qui mi fa vedere appunto che quando devo fare l'agganciamento, questo deve essere fisso, quindi deve essere chiaramente con i miei cunei che io non lo spingo. Deve essere, vabbè, bisogna saperlo fare, c'è poco da fare. Se non c'è, diciamo, siamo abbastanza avvantaggiati per il discorso che essendo fatto a coda di rondine, anche se non sono preciso, chiaramente poi l'invito se lo porta dentro. Ok, vabbè, qui fa vedere sempre l'agganciamento come avviene. Qui lo sganciamento più che altro. Qua è la rala aperta, dall'altra parte la rala chiusa. Ricordiamoci che quando sgancio devo mettere sempre i perni qua, se no questo mi cade giù. Oh, un po' di domande, finalmente. Allora, il timone del rimorchio è collegato alla rala posta sul rimorchio, è vero? Il rimorchio, volta corretta, due raghe con un cavo 8 che collega, definizione vera. Il rimorchio a volta corretta permette, rispetto ad altri rimorchi, di ridurre la fascia di ingombro del complesso, vero anche questo. Sul timone è punzionato il numero del telaio del rimorchio, vero. Dopo aver agganciato carotta e sfera si deve agganciare il cavo di acciaio del freno di soccorso, vero. Il timone del rimorchio sopporta sempre un carico verticale. Il timone no. È praticamente l'occhione che sopporta il carico verticale, il timone proprio no. Poi ancora, la raga a coda di rondine è fissata ad un falso telaio. Sì, è questa qui che dicevi che avevi trovato, Simone. Sì, ma adesso sappi che se la trovo non la sbaglio più. Vabbè, no, ormai.
Ok, l'avanzamento della rara varia il carico trasmesso del semirimorchio del trattore, vero, certo. Il perno del semirimorchio sopporta interamente la trazione data del trattore, sì, è l'unico punto di ancoraggio tra trattore, semirimorchio e perno, quindi è l'unico che supporta tutto il traino. Quindi anche per quello che in caso di rottura non lo possiamo saldare. Il rimorchio a volta corretta ha due rare circolari, sì, una sulla anteriore e una posteriore, vero. Il sistema di aggancio dell'autotreno è caratterizzato dalla presenza di una rara sulla motrice, no sulla motrice, l'autotreno non ha una rara sulla motrice. L'agganciamento fra trattore stradale e semirimorchio avviene tramite rara e perno, ok? Rara, Ho detto è vero? Sì. Sì. La rara del trattore sopporta una minima parte della massa del semirimorchio, la rara del trattore non sopporta, no, è falso, è il perno che sopporta la massa del semirimorchio. La rara serve solo per tenerlo agganciato, ma non sopporta nessun peso. Ok, allora, freno di inerzia, in ogni caso per veicoli superiori a 3,5 tonnellate, non è più un cavo d'acciaio, ma può essere ad olio. Quindi in questo caso può esserci sempre un rimorchio più di 3,5 tonnellate, però non siamo più a livello di una patente BE, ma siamo a livello di una patente già CE. Ok? Quindi un rimorchio piccolino che pesa più di 3,5 tonnellate può funzionare ancora col freno inerzia. Non ne ho mai visti, ma comunque. Però se funziona il freno inerzia, l'inerzia, diciamo, l'efficacia della frenata è data da un olio, quindi è idraulico. Quindi in questo caso, quando l'inerzia del veicolo viene in avanti, comprime praticamente il pistone, comprime in olio e l'olio va in compressione e mi dilata i pistoncini. Quindi freno inerziario, freno inerzia meccanico, infatti fino a 3,5 tonnellate abbiamo detto meccanico. Superiore ad olio se è inerzia. Quindi la frenatura di un rimorchio di massa fino a 3,5 tonnellate avviene in genere con un impianto frenante che sfrutta l'inerzia del rimorchio, vero? Il sistema frenante di un rimorchio di massa fino a 3,5 tonnellate può essere ad inerzia e di tipo idraulico o meccanico, in questo caso abbiamo visto che è vero. Un rimorchio con impianto frenante ad inerzia, quando viene sganciato manualmente, resta bloccato automaticamente? No. Non rimane bloccato, rimane, perché è chiaro, non va in tensione, come si non dice? Non è al freno meccanico. Poi, nei rimorchi di massa limitata, la disposizione del carico influisce sulla stabilità del veicolo trainante? Sì, in questo caso sì, ok? Ma anche qui la disposizione del carico influisce sempre negativamente quello che è il movimento del veicolo, Ok, impianto di frenatura aeropneumatico, pneumo idraulico, siamo arrivati già qua e questo l'abbiamo già visto. Vediamo le domande. Ok. Max. Eccomi. Nell'impianto di frenatura pneumatico il servo deviatore modulato è posto sul rimorchio. Falso. C'è un gatto? No, c'è mia figlia. Sentivo, mi sembrava un gatto. No, miau. Che sta guardando i cartoni, così la intrattengo e riesco a far lezione. Vai bene, scusami. No, scusa tu. Simone. Allora, la frenatura di un rimorchio leggero avviene con un piccolo ritardo rispetto alla motrice, vero? Perfetto. Vasile. Il rimorchio a volta corretta ha due rali con un cavo a vuoto che le collega, vero? Ok. Vasile di nuovo. Il distributore duplex viene azionato dal conducente tramite il pedale del freno, vero? Bene. Simone. Allora, quando per una variva non funziona una sezione dell'impianto di frenatura della motrice, il servo deviatore modulato garantisce ugualmente la frenatura del rimorchio. Vero. Falso, attenzione, una sezione impianto di frenatura della motrice, il servo deviatore modulato garantisce ugualmente la frenatura del rimorchio.
Oh, E perché qua Madonna. non è come tipo i freni che dicevo ieri, se c'è anteriore e posteriore, mi si rompe l'anteriore e mi frena il posteriore. Io l'ho ragionata così. Sì. Il distributore a triplo comando. Però non, ecco, non il servodeviatore modulato, eh? Ecco. Ma il Il distributore, servodeviatore infatti, a triplo comando. anch'io avevo capito quello, che è il servodistributore che mi garantisce Sì, quella del rimorchio. servodistributore, non il Il servodeviatore. modulatore invece mi garantisce la moderabile sul rimorchio. Esatto, quando si dovrebbe bloccare la moderabile. Che entra in funzione, l'automatico diventa moderabile, praticamente. Ok. Quindi il servoautodistributore a triplo comando, il servodistributore a triplo comando che agisce per frenare il rimorchio. Ok. Boh, Basile, dai, tanto uguale. Il modulatore di pressione in funzione del carico non è montato sui rimorchi. Falso. Falso, addirittura ce ne sono due. Simone. Il servodistributore non è in genere montato sui rimorchi di massa limitata. Falso. Vero, Vero. vero, non è su massa limitata, non ce l'ha il servodistributore. Perché? Tanto è sempre in funzione del carico lo stesso. Sì, ma è massa limitata. Ma il servo autodistributore è piccolino. Ah, minchia, è vero. Ho letto malissimo. Avevo Se fatto fosse sbaglio. pensa un argotto, non è che c'era. Max. Arrivo, scusate, ho dovuto cambiare sulla stanza. Quando si raggiunge la pressione massima nei serbatoi, il regolatore di pressione impedisce che siano alimentati con altra aria. Vero? Perché c'è la valvola di, come si Ok. Sì, dice? certo. Quella che butta fuori l'aria, almeno il nome adesso. Max di nuovo, quanti anni ha tua figlia? Fa 2 anni a febbraio. Ah, è proprio Auguri. Che piccolina. piccolina, Grazie. grazie. Auguri. Scusate se fa un po' di casino, però è No, piccolina. figurati, fa piacere. Va bene, i bambini devono giocare, stai È tranquillo. giusto, è giusto. Allora, il sistema frenante di un rimorchio di massa fino a 3,5 tonnellate può essere ad inerzia e di tipo meccanico. Può essere ad inerzia fino a 3,5, vero? Vero, sì, col cavo d'acciaio, certo. Sì, scusate, ho dovuto rileggere solo un attimo la Non ti domanda che mi ero preoccupare, un attimo Simone. distratto. Allora, nell'impianto di frenatura pneumatico il servodistributore a triplo comando è montato sulle motrici atte al traino. Falso. Vero. Minchia, non azzecco uno. Il servo autodistributore è montato sulla motrice. Il servodistributore a triplo comando è montato scusa, servodistributore a triplo comando sulla motrice, servodistributore è montato sul rimorchio. Ok. Basile. Quando per una avaria non funziona una sezione dell'impianto frenante della motrice, il servo autodistributore garantisce comunque la frenata del rimorchio. Servo autodistributore, falso. Bravissimo. Se perché? Perché questo qua è quello montato sul rimorchio. Bravo. Quello che invece il servodistributore a triplo comando è quello che mi garantisce la frenatura del rimorchio. Simone. Allora, il timone del rimorchio consente la sterzatura del rimorchio. Falso. Vero. Ecco, è quello È collegato vero, alla è vero. caglia. Vai. Max. Eccomi. Il servodistributore è dotato di una valvola di ritenuta e una di scarico e una di immissione. Falso. Vengo. No, perché? Servo autodistributore. Servo Servo auto. autodistributore, sì, È sul facile rimorchio, cazzo. confondersi, eh? Sì. Ricordati che dove c'è Sì, l'autodistributore. auto e rimorchio, invece Esatto. servo a triplo comando e invece La sulla motrice. motrice. Ok. Max di nuovo. Sganciando i tubi dell'aria dei freni che vanno al rimorchio, si svuota immediatamente il serbatoio posto sul rimorchio. Aspetta che la rileggo solo un secondo. Sganciando i tubi dell'aria dei freni che vanno al rimorchio, si svuota immediatamente il serbatoio posto sul rimorchio. Falso. Bravissimo. Simone.
Nell'impianto di frenatura pneumatico, il servodistributore a triplo comando garantisce la frenatura di servizio, di soccorso e di stazionamento del rimorchio. Dov'è il servodistributore a triplo comando? Sul rimorchio. No! Se la motrice, scusa. Giuro che domani me lo rileggo tutto, vado proprio sul libro e me lo leggo da cima a capo. E comunque è falso, perché quella di soccorso non lo fa lui. Come falso? È vero, anche quella di soccorso, perché se si rompe una dei due dell'asse anteriore, farà anche quella di soccorso. Servo autodistributore a triplo comando. A triplo comando. Ok, abbiamo capito che questa roba qua non è che me la ricordo no, molto. No, questa qui è il servodistributore è proprio... ci facciamo una croce sopra, basta. La devi rivedere comunque. Magari rivediamo poi, dai. Adesso vabbè, adesso è tardi rivederla perché mancano 10 minuti, rivedere tutto lunga. La prossima volta... Te lo chiedo domani sera. Ah, ecco, una cosa. Domani sera non faccio lezione perché c'è il corso di R. Ah, ok. Lo faccio poi venerdì sera. Per le guide per gli enemi, mi puoi dire qualcosa? Non ho capito. Per le guide per gli enemi, mi puoi dire qualcosa? Per le guide, la guida, per adesso non ti posso ancora dire niente, perché purtroppo il problema te l'ho detto, non so se ve l'ho detto, che c'è Marco che è a casa col Covid. Ah, ma io, scusate tutti, perché faccio una domanda. Io come che faccio io? Ce l'ho per iscrivermi per il CQC. Posso farlo adesso? O... per devo prendere prima io. C ce l'hai già? Sì, ce l'ho, ma non ce l'ho CQC. Carta di qualificazioni conducenti. No, ma avendo la C la puoi già fare. Non serve quindi avere la E. Quindi mi posso iscrivere, pure se non ce l'ho io, giusto? Sì, quello puoi fare. Addirittura la CQC... ti puoi iscrivere quando hai superato l'esame di teoria, quindi non hai ancora la patente, hai superato l'esame di teoria della C, puoi già iscriverti alla CQC. Ma veramente? Sì. C'è un altro. Ah, questa è una bella informazione. Cioè nel sì, senso, sì, sì. Quindi non tanto dovrò farla la CQC, quindi risparmio tempo, almeno in quello. Sì, appena superato l'esame di teoria, che c'hai il foglio rosa in mano, ti puoi iscrivere col foglio rosa. Si mette in nuova. Io sono stato quella più sfortunato su queste cose. Cavolo, non lo sapevo, mi hai dato una bella notizia. No, è vero. Quindi dicevo, domani purtroppo non ci sono, lo facciamo venerdì, va bene? Ok, è solo che io venerdì ho paura di non esserci. Piuttosto me la riguardo poi come faccio sempre su YouTube. Sì, va bene. Perché venerdì avevo già preso un impegno sapendo che non c'era lezione, e boh, solo per quello. Vabbè, se no, ascolta, se no possiamo saltare anche il venerdì, facciamo lunedì. Ma lunedì io non ho problemi, solo venerdì avevo preso un impegno perché sapevo non c'era lezione, ma solo per quello. Va bene se la facciamo poi lunedì. Ma per me è indifferente, non ho nessun problema. Va benissimo. Così, allora così mi rileggo il servodistributore io. Ci riproviamo lunedì allora. Va bene, facciamo ancora un paio di domande? Ok, dai Vasile. La valvola di scarico del distributore duplex si apre quando il conducente rilascia il pedale del freno. Falso. Vero. La valvola di scarico. Valvola di scarico, porca puttana. Simone. Allora, la frenatura di soccorso del servodistributore a triplo comando garantisce la frenatura del rimorchio in caso di guasto del tubo moderabile. Dov'è il servodistributore a triplo comando? Sulla motrice. Oh. Ok. E fino a lì ci siamo arrivati. Allora, dovrebbe essere vero. Falso. La frenatura di soccorso di servodistributore a triplo comando garantisce la frenatura di rimorchio in caso di guasto. Grazie al tubo dei moderabili è il servo autodistributore che entra in funzione. Quando si rompe il tubo del moderabile. Distributore. Okay, ho capito. io l'ho capito. Già so che sulla motrice è già un passo avanti per me stasera. Va bene, comunque quando si rompe il tubo del moderabile entra in funzione il servo autodistributore. Okay. Cosa fa? Che fa? Trasforma il tubo dell'automatico in moderabile e quindi fa in modo che l'area del serbatoio del
del rimorchio arriva ai freni del rimorchio stesso. Ok. Max! Eccomi. Nel regolatore di pressione di un impianto frenante pneumatico, la valvola di sicurezza deve restare sempre aperta. Nel regolatore di pressione di un impianto frenante... No, falso. Falso, perché sennò continua a uscire aria. Sì. Esatto. Entra in funzione solamente nel caso che ci sia una eccessiva sovralimentazione. Se c'è un'eccessiva pressione, esatto. E quindi poi si apre quella di sicurezza. Che okay, la pressione Max... dovrebbe essere tra 9 e 12, giusto? Sì, 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 più o meno quello. Max, di nuovo. Ok, nei rimorchi di massa limitata la disposizione del carico influisce sulla stabilità del veicolo trainante, beh, è vero. Certo. Simone? Allora, gli organi di traino vanno ingrassati solo in occasione di revisione veicolo, falso. Falso, perfetto. Oh, Michele, ne ho fatta una giusta finalmente. Oh, ma combinazione ti capiranno tutte quelle, tra servo autodistributore e servo distributore tipo comando. Sì, proprio quello che non ho capito. Sono super. Basile? Negli impianti di frenatura pneumatico, il distributore Duplex garantisce la frenatura del rimorchio in caso di guasto del condotta dell'automatico, vero? Il distributore Duplex? Quello lì lo so, il Duplex, è quello sotto il freno. Esatto. Cazzo. Dai, l'ultima, che poi siamo tutti stanchi e confondiamo Roma con Toma. Basile? Il modulatore di pressione in funzione del carico serve a dosare la forza frenante in base al carico gravante sulle assi, vero? Ok, Simone? Allora, il modulatore di pressione in funzione del carico, se presente sul rimorchio, ne controlla la frenatura di tutti gli assi. Qua sono indeciso perché non mi ricordo se ce n'è uno per tutti gli altri o se ce ne sono di più ognuno per asse. Potrebbe essere tutte e due, potrebbe essere uno per ogni asse o potrebbe essere uno che controlla tutti e due gli assi. Allora, quindi è vera. È vera, certo. Max? Allora, il sistema frenante di un rimorchio di massa fino a 3,5 tonnellate non è mai di tipo meccanico. Falso. Falso, sì, perché mai di tipo... Poi quando... Ah. È sempre una definizione fissa così, è sempre, quasi sempre falso, Va bene, allora ci vediamo lunedì. Va bene. D'accordo, allora lunedì sera. Lunedì sera. Ok. Vi ringrazio. Buona serata a tutti. Ciao a tutti. Buon weekend, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao.